La gara di Aircompressa è finita, la fase di qualifica. Purtroppo per me è la prima volta che non vado in finale da 4 anni, quindi è un ruolo un po' nuovo per me, però ecco, alla fine non mi dispiace tanto la giornata di oggi quanto un po' certe decisioni che ho fatto nel corso dell'ultimo mese o due. Questa alla fine, quello che è successo oggi è un po' il frutto di queste decisioni sbagliate. Mi sono messo molto a provare materiali nuovi. Noi come tiratori abbiamo un vestiario, giacche, pantaloni, scarpe, insomma mi sono divertito un po' col guardaroba, un po' troppo, nel senso che poi alla fine ho fatto veramente fatica a scegliere cosa portarmi qui per la gara. Diciamo che mi è servita come lezione, in quanto magari se fosse successo in un'occasione meno importante avrei un po' poi sottovalutato il tutto, invece così sì, fa male, però di fatto appunto è una lezione ancora più utile per capire che insomma, certe cose non si fanno, o almeno non le dovrei rifare. Per quanto mi riguarda, il mondiale non finisce qui perché comunque ci sono ancora due gare a fuoco, una è la tre posizioni dove ora a maggior ragione mi sento di poter fare bene. Non sto parlando di classifica, però sto parlando veramente di tirare bene, perché è quello che mi è mancato oggi. E quindi vediamo un po' come andrà i prossimi giorni. Questa sicuramente come sconfitta è stata una lezione importantissima, così come era stata l'Olimpiade storta di Pechino, quindi non dico bene che vengano queste cose perché a caldo beh, bene non fanno, però ecco, alla lunga è una sveglia utile.